Gagliato, piccolo centro della provincia di Catanzaro, ha celebrato con grande partecipazione l'inaugurazione del centro sociale e ricreativo Domenico Aspro, dedicato all'ex vice sindaco prematuramente scomparso nel mese di giugno del 2017 all'età di soli 50 anni. In un'atmosfera densa di commozione, il sindaco Salvatore Sinopoli ha reso omaggio alla memoria di Domenico Aspro, ricordandone il meraviglioso esempio di impegno e dedizione al bene comune. Al suo fianco la moglie di Domenico, la sindacalista Caterina Vaiti, insieme ai figli Nicolò e Vitaliano, agli amici più cari ed ai parenti. La cerimonia si è aperta con la lettura di un messaggio di saluto del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. Successivamente il professor Ulderico Nisticò ha reso la sua testimonianza, ricordando Domenico come un uomo di entusiasmo e concretezza che ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Domenico Aspro ha speso la sua vita a servizio dell'intera comunità gagliatese del comprensorio, ha sottolineato il sindaco Sinopoli. La sua mancanza si avverte ogni giorno, ma la sua eredità vive in ogni iniziativa tesa a migliorare la vita della nostra comunità. Questo sentimento è stato unanimemente condiviso da tutti i presenti, che hanno espresso profonda gratitudine per l'impegno costante che Aspro aveva sempre mostrato nei confronti della comunità. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro, segnando l'apertura ufficiale del centro sociale e ricreativo. La nuova struttura è un luogo di incontro e di crescita culturale che porterà avanti l'eredità di Domenico Aspro, rimanendo un simbolo tangibile del suo impegno. Con l'inaugurazione di questo centro, la comunità di Gagliato onora la memoria di un cittadino esemplare, facendo sì che il suo spirito di servizio continui a vivere e ad ispirare le future generazioni. Sì, Domenico un leader a livello politico, sociale e culturale, una persona che ha dato tanto a questa comunità e tante altre cose si potevano fare. Naturalmente vogliamo mettere un segno indelebile nella nostra comunità con questo centro ricreativo Domenico Aspro.